Partirei con Dennis. Innanzitutto vorrei presentarvi il country leader di XP Italia, Dennis Andrian, agente immobiliare professionista dal 1999, con una vasta esperienza in immobili di lusso. Dopo la laurea in economia e commercio decide di operare in ambito real estate e consegue l'abilitazione ad operare come mediatore d'affari. Dennis ha lavorato in Italia, Francia e Principato di Monaco come broker indipendente e direttore di agenzia. Dal 2018 al 2021 è stato direttore sviluppo in Italia di Barnes International e CEO di Barnes Porto Cervo, società specializzata in proprietà di lusso a livello mondiale. Dal marzo 2021, quindi dalla sua apertura, è country leader, direttore generale di XP Italia, che conta oggi 100 professionisti abilitati. Io passerei il clicker a Dennis, che ha delle slide da presentare. Perfetto. Certo, io mi siedo invece, okay. Guarda, così. E la domanda che vorrei fare a Dennis, ma che è una domanda comune a tutti i country leader, è che cosa raccomanderesti a coloro che intendono investire in Italia? So che hai un outlook privilegiato anche su sulla Sardegna, comunque su ambiti più di lusso. Che cosa raccomanderesti? Qual è la tua visione del mercato? Allora, lo vediamo magari poi nelle slide. Quello che abbiamo visto stamattina dalla tua bellissima relazione, notiamo che in tutti i mercati, anche l'Italia, soprattutto il mercato della prima casa, sta scendendo del 20-30%, ed è ogni mercato, quando inizia una crisi, c'è una fascia della popolazione invece che adora la crisi. E quindi i vari settori, oggi parlerò del settore residenziale della seconda casa, quindi il confronto, visto che è l'evento sull'internazionale, di come viene visto e quali sono più che gli operatori, i clienti del mercato internazionale per l'Italia, faremo un focus anche sull'office, sulla logistica e sugli hotel. Allora, partirei, eccoci qua, cominciamo dal residenziale. Allora, queste sono le principali, diciamo, i principali clienti a livello di penetrazione in Italia che acquistano in Italia. Questa slide è esattamente 2 settimane dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, quindi abbiamo ancora la Russia, diciamo, una buona percentuale. Adesso la Russia si è convertita un po' a Dubai, quindi togliendo questo tutte le altre percentuali, diciamo, rimangono tali. Quindi vediamo, e anche gli interlocutori che abbiamo qua oggi, i miei colleghi, quindi questo è il mercato fondamentalmente che riguarda l'Italia. Nell'ambito del lusso, ma ne parlavo anche con colleghi, quest'anno tantissime persone, tantissimi investitori sono arrivati anche dagli Stati Uniti. Vi posso assicurare che anche dalla Russia in maniera diversa hanno investito in determinate località. Quindi c'è un incremento fondamentalmente sul mercato del luxury in generale d'Italia, sicuramente interessante su questi paesi. La maggior parte dei paesi EXP è presente, questa è anche l'importanza del nostro evento di oggi. Vediamo qual è il target in realtà dei clienti. Vediamo che quasi l'80% fanno degli investimenti fino a 500.000 euro. Quindi parliamo sempre del mercato della seconda casa, mentre circa il 21% è sopra i 500.000 euro. Quindi c'è sicuramente un mercato molto importante per le case di lusso, comunque le case di prestigio. Però vediamo perché comprano in Italia, qual è il motivo che comprano in Italia. Allora, la maggior parte delle persone comprano per seconda casa, quindi per vacanza, quindi quasi il 50%. Un'altra parte è per motivi di lavoro, quindi magari potrebbero essere 1 anno, 2 anni, quindi fanno l'investimento per un immobile per motivi di lavoro. Poi c'è un bel quasi 18% che è interessato a arrivare in Italia, e poi le vedremo anche in un'altra slide, quando sono in pensione, quindi nel bel paese, venire a spendere il loro tempo migliore o diciamo vivere al meglio nel nostro paese. È quasi un 11% per puro investimento, parliamo solo di residenziale in questo caso. Ma cosa scelgono? Fondamentalmente scelgono appartamenti, poi ci sono le ville, poi ville a schiera, poi un parte commerciale, piccole ville, poi in piccola parte l'industriale.
Quindi è un mercato sicuramente molto interessante per tutti noi, quindi anche se c'è una flessione sul mercato interno, abbiamo un ottimo, diciamo, mercato internazionale interessato al nostro paese. Allora, per rispondere alla domanda di Ilaria, io quando mi dicono dove è meglio acquistare in Italia, uno straniero, mi dice dove posso acquistare e faccio un bel investimento, io quello, ecco, forse c'è un ritorno da qua, quello che vado a, a dire ai vari clienti, ho detto, rispondete a queste domande. Quindi rispondete cosa volete fare in Italia, rispondete quanto volete stare in Italia, rispondete a quali sono le vostre passioni, perché se io sono un amante giocatore di golf andrò in determinate zone in Italia, se mi piace sciare investirò in determinate zone in Italia, se sono innamorato del mare probabilmente investirò vicino alla costa, e poi qual è il tuo ritorno. Quindi a seconda delle mie intenzioni l'Italia ha la fortuna di poter dare veramente un'infinità di scelte e di opportunità. Beh, le tasse, insomma, stiamo, la maggior parte sono qui in Italia, sapete che sul mercato della seconda casa 10%, il 22% eventualmente di IVA per le ville di lusso, quindi questo lo conoscete bene. Vediamo le due leggi che io penso, le due leggi di Renzi, perché sono state fatte durante il governo di Renzi. Quella per, diciamo, un certo tipo di pubblico importante, pubblico milionario, che c'è questa flat tax praticamente, che per 10 anni pagano una tassa fissa di 100.000 euro per tutti i guadagni che arrivano dai paesi al di fuori dell'Italia se portano la residenza qui, 25.000 euro per ogni componente della famiglia, forse corro troppo veloce per le traduttrici. questa legge all'inizio è stata vista veramente bene, in realtà gli effetti poi dei numeri non sono stati così importanti, si sperava di più, eppure è vero che poi sono successe tante cose e quindi il pubblico si è un po' magari frenato, però permane. Un'altra invece molto interessante potrebbe essere anche soprattutto per il mercato americano, sapete che gli americani hanno delle associazioni dei 55 plus, no? Cioè tutti coloro che vanno in pensione si raggruppano e decidono un po' dove andare, eccetera. E in Italia praticamente abbiamo questa legge che se tu prendi residenza, acquisti e prendi residenza in alcune regioni del sud, in paesi, villaggi fino a 20.000 abitanti, è la possibilità che per tutti i tuoi redditi e guadagni all'estero paghi una tassa del solo flat del 7%, quindi sicuramente è un altro elemento a favore. Queste cose sono da fare, sono da cercare di comunicarle al meglio verso l'estero, perché sono delle vere opportunità. Questo soprattutto per aiutare il sud, ma soprattutto se pensiamo coloro che vanno in pensione vogliono stare, come si suol dire, al caldo e stare in, e noi abbiamo bellissime posizioni e villaggi dalla Sardegna, dalla Sicilia, le Puglie e così via. Questa è la parte residenziale verso l'estero. Vado veloce perché non voglio perdere troppo tempo per i nostri colleghi che vengono dopo. Andrò a parlare adesso della parte relativamente office, logistica e degli hotel. Ringrazio il nostro Andrea Garretta, che è il nostro onboarding specialist, per il contributo che ha dato di tutte queste slide. Stamattina Ilaria ci ha fatto vedere una slide di Nonisma su come andrà il mercato. Noi siamo andati un po' più indietro degli anni 2000 e siamo praticamente partiti dal 68. Vedete che questo andamento sinusoidale di queste curve, come all'inizio avevamo i cicli molto brevi del mercato, invece adesso si stanno allungando. Quindi la miglior, l'idea, la tendenza che Nonisma ci ha raccolto nei dati stamani, dice che ritorneremo in un mercato positivo se avremo dei tassi che cominceranno a scendere e così via. L'opzione peggiore è che dal 25, 26, 27 possiamo avere ancora un downgrade del mercato. Quindi stiamo facendo delle ipotesi di quello che può accadere. Quello che è importante oggigiorno, dobbiamo renderci conto di quali sono le nostre possibilità e che carte possiamo giocare in futuro sul nostro mercato, verso i clienti del residenziale e gli altri mercati. Quindi stiamo attenti un attimo a quello che accade, perché qui, come vediamo, negli ultimi anni è successo un po' di tutto. E
ahimè, mi auguro per il futuro che non succeda, ma insomma ogni giorno abbiamo un po' delle novità che non ci lasciano tranquilli. Nell'ambito del non residenziale, vediamo, negli ultimi 2 anni in Italia sono stati fatti un'infinità di investimenti nel comparto industriale, nell'office e così via, e quest'anno praticamente nel secondo trimestre abbiamo dei dati negativi, perché ovviamente gli investimenti sono stati fatti già negli anni precedenti. Però in un'ottica futura avremo l'opportunità di crescere di nuovo. Vediamo qual è lo splitting di questi ultimi 6-7 anni del mercato. Vediamo che la maggior parte, gli investimenti sono stati fatti per gli uffici, poi per il retail e poi per l'alberghiero. Quindi più o meno questo trend si è mantenuto abbastanza uguale. Investimento per città, Milano come sappiamo è quella che guida soprattutto gli investimenti, e come vediamo non solo Roma ma soprattutto poi il fuori Milano, comunque sempre il nord. Questo è abbastanza conclamato come situazione italiana. Le nazionalità, l'Italia è la prima che comunque investe nell'Italia stessa, poi abbiamo l'Eurozona e poi gli Stati Uniti e UK, quindi il mercato americano è sempre attento a quello che accade in Italia. Nell'ambito poi dello sviluppo della ripartizione, vediamo che la maggior parte di tutto questo, quindi in questa slide, è soprattutto caricato verso il nord, mentre la parte del sud è piuttosto sulla parte logistica per i porti e così via. Quindi anche in questo dobbiamo capire e consigliare i nostri clienti, a seconda di quello che vogliono investire, dove effettivamente è meglio per loro. Vediamo il comparto office. Quello che è interessante è il primo semestre di quest'anno, cosa è successo tra Roma e Milano. Abbiamo avuto dei deals di cui il valore medio delle compravendite è stato sui 31 milioni su Milano e 19 milioni su Roma, e sono state fatte 10 transazioni su Milano e 5 su Roma. Quindi ci sono dei gruppi che continuano ad investire nel nostro mercato. È molto importante tenere conto delle varie situazioni del nostro mercato per avere come agenti immobiliari la informazione corretta per poter consigliare al meglio i nostri clienti. La resa, siamo dal 4-4,25, non sono rese altissime, il 6-7% nell'ambito dell'office ce lo dimentichiamo come in passato. Abbiamo ancora una percentuale di disponibilità del 9% su Milano e del 7% su Roma di spazi disponibili per poter essere venduti e poter essere poi affittati. Vado veloce su questi per passare alla logistica. La logistica ha avuto un momento molto bello, come avevo anticipato prima, nel 2021-2022. È andata in passivo a livello di crescita, a livello di resa, negli anni precedenti, poi risalita dal 2021, quindi il post pandemia praticamente ha fatto sì che nell'ambito logistico, ma perché? Cos'è successo durante la pandemia? Abbiamo imparato a utilizzare Zoom e siamo andati tutti su Amazon e tutti gli acquisti online. Di conseguenza tutto il comparto logistico ha fatto un balzo in avanti, quindi ovvio che il 2023 ne soffre, perché insomma è già stato speso tantissimo tra il 21 e il 22. Le parti più scure sono dove ci saranno più incrementi di investimenti anche nel futuro, dove ci sono spazi anche liberi per poter investire nell'ambito della logistica. Queste sono fondamentalmente le principali province, come vedete qui, a livello di metri quadri potenziali del mercato. Comunque la maggior parte, come vedete, sono al nord, con qualche accenno al sud e soprattutto Bologna, Bergamo, Novara, ci sono molti spazi disponibili per questo settore. Importantissimo, e vado alla conclusione, è la parte degli hotel. Allora, vado da questa parte a destra perché voglio elencarvi i numeri dell'ultima colonna, non leggete i piccoli, non serve. Attualmente in Italia ci sono 33.000 hotel, di cui quasi 2.000 sono di proprietà di catene alberghiere. Abbiamo 1.100.000 camere, di cui 200.000 sono in mano alle catene alberghiere. Però la media
per ogni hotel di camere di 33, mentre la media per le catene alberghiere sono 107. Abbiamo un mercato alberghiero in mano alle famiglie. Abbiamo un mercato alberghiero che può essere la riscossa dell'imprenditoria italiana. Ci sono infinità di famiglie che, ahimè, non hanno più prosecuzione per quanto riguarda, diciamo, l'attività alberghiera e cercano nuovi imprenditori che riescano a gestire queste loro proprietà e si fanno anche ottimi affari. Come vedete, c'è stata negli ultimi anni un'esplosione dei B&B e di tantissime altre realtà che assorbono tutto questo mercato del turismo. Sapete, i dati di quest'anno erano bellissimi relativamente l'Italia. Andiamo un attimo a vedere, quindi abbiamo detto più di 32.000 hotel, le camere. Quello che è interessante sono i trend degli ultimi due praticamente cerchietti. Il 51% in più relativamente all'aumento del valore delle camere, quindi del prezzo delle camere, e invece la resa per camera praticamente del 52% in più nell'ambito degli ultimi 4 anni. Quindi l'avrete anche voi notato direttamente che rispetto al passato costa di più prenotare una camera di albergo. Sicuramente è un settore molto interessante. Andiamo verso la fine. Vediamo quali sono stati i volumi relativamente agli alberghi dal 2006 al 2022. Nel 2008 hanno cominciato a entrare gli investitori stranieri, poi abbiamo avuto la crisi dei subprime, il 2019 c'è stato un crollo, eravamo, ahimè, tutti a casa. La crisi in Ucraina ha ribassato di nuovo, però stanno aumentando il numero di transazioni relativamente agli alberghi. Quindi c'è un mondo relativamente, per quanto riguarda l'Italia, in questo settore. C'è molto da fare. Andiamo a vedere, diciamo, quelli che sono chi investe di più nell'ambito del comparto alberghiero. Il 70% è internazionale, ci sono dei family office, dei private equity, sono dei fondi istituzionali che vengono a investire. Investono dove? Tra Venezia e Roma, poi c'è Milano e poi ci sono tutta la parte mare, quindi i resort e così via. Le quattro città principali sono sempre quelle più in voga da sempre in Italia. Ecco, confronto con i miei colleghi di Spagna, Francia, Germania, il numero medio di camere. Parlavamo prima, l'Italia praticamente si colloca un po' in mezzo a questa classifica con 33 camere. In Spagna abbiamo, perché probabilmente ci sono molte più catene alberghiere rispetto a quelle che sono in Italia, in Francia ne hanno 35 per albergo e così via, almeno sono quelli che sono nel Regno Unito. Arriviamo a questa. Ed è l'ultima, mi pare. Gli investimenti nell'ambito dei fondi. Which one? This one? Okay. Ok. Allora andiamo a vedere i fondi a livello internazionale che sono attivi: 22 nel Middle East, 58 in Europa, 12 nell'Asia, 48 nell'America. E fondamentalmente questi fondi, vediamo nella leggenda a destra, quanti fanno parte della parte dei family office, del core, value add e così via. Quindi è un mercato decisamente per l'Italia stra interessante. Apriamo gli occhi come agenti immobiliari, perché è effettivamente un qualcosa che ci può dare un nuovo mercato, una nuova linfa per noi che magari facciamo residenziale classico, che siamo in situazioni in cui magari il mercato ha una tendenza negativa. Vediamo quelli per maggior volume di spesa, abbiamo fondamentalmente gli Stati Uniti, abbiamo l'Italia e l'Europa in generale, che sono quelli che attualmente stanno investendo di più nell'ambito dell'albergo. Io ho finito, grazie mille. Grazie Dennis, fantastico.